La pandemia ha bloccato il mondo della cultura, ma non la voglia di progettare, in attesa della ripartenza. L'iniziativa Toscana Terra Accogliente, che coinvolge le residenze artistiche regionali, è il frutto di questi mesi di lavoro. 5. Le compagnie premiate. Mazzeo, un segnale di fiducia nel futuro. Via libera alla mozione che chiede di rivedere la norma per la responsabilità degli amministratori pubblici. Il caso è stato sollevato dal presidente dell'ANCI De Caro e prende origine dalla vicenda di Chiara Appendino. Mano tesa alla cultura. Il Consiglio regionale ha messo 1 milione di euro per finanziare un progetto Toscana Terra Accogliente rivolto al sostegno di nuove produzioni artistiche teatrali e alla loro circuitazione. Un'iniziativa per potenziare il meccanismo delle residenze artistiche regionali. Il tutto era partito con un bando che ha visto la partecipazione di 351 compagnie da tutto il territorio nazionale. Alla fine ne sono state selezionate 5, che riceveranno 7.000 euro ciascuna, più l'alloggio e l'assistenza tecnica per i 40 giorni di soggiorno nella residenza artistica. Il progetto, che si svilupperà nel 2021-2022, prevede inoltre un possibile successivo investimento da parte del Teatro Metastasio e del Centro di Produzione Virgilio Sieni e la circuitazione per almeno 5 repliche di uno o più lavori prodotti, grazie all'impegno della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. In questo momento di grande sofferenza, interpreto questo progetto come un segnale di fiducia nel futuro e come una scommessa su un mondo, quello della cultura e del teatro, che si rivelerà fondamentale per la ripartenza, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Al suo fianco Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, che ha aggiunto: «Il Covid ha fiaccato lo spirito, ma ha fatto nascere tanto spirito di collaborazione in più, di fratellanza, che ha portato a questo bellissimo cartellone. Questo tempo di difficoltà e di fatica può generare bellezza». Tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare il via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte insieme alla Presidente Giachi, che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi primi mesi di legislatura. Abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica, per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri gli effetti della pandemia. A breve uscirà un bando, sappiamo che è una goccia nel mare, sappiamo che servirebbe di più, ma noi siamo riusciti a dare tutto quello che in questo momento potevamo per dare una risposta, un sollievo, ma soprattutto per dire che con la cultura, con il teatro, con tutte queste iniziative la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro. Quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare e di ridare questo segnale di speranza e di attenzione alle cittadine e ai cittadini della Toscana. È un bellissimo progetto culturale della Regione Toscana e sono molto contenta di presentarlo oggi, che siamo così affacciati sulle prime riaperture della settimana prossima e sul riavvio delle attività culturali. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio, e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile, alla rete di tutte le residenze teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena 5 compagnie vincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. E devo dire che è un risultato straordinario in un momento così difficile, è un bel messaggio che vogliamo mandare oggi dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la regione e a tutto il paese.
perché è vero, questo periodo ci ha messo a dura prova. Il Covid ha fiaccato lo spirito in molti frangenti, ha reso impossibile lavorare, ha immiserito il nostro tessuto, ma ha anche suscitato un bisogno di collaborazione, una voglia di lavorare insieme, un bisogno proprio di darsi man forte che sta producendo i suoi frutti. Ecco, Toscana Terra Accogliente è il primo, ci piace presentarlo oggi in questo momento così importante per il mondo della cultura, nella fase della pandemia e della sua fine, ci auguriamo presto. Alla conferenza in Palazzo del Pegaso sono intervenuti anche Renzo Boldrini, coordinatore delle residenze artistiche regionali, e Luca Ricci, responsabile del progetto. Il primo ha sottolineato come nell'ultimo anno le residenze, sono 32 quelle attive in Toscana, abbiano sviluppato un'intensa attività creativa e progettuale, anche rapportandosi in modo innovativo al digitale e ai linguaggi radiotelevisivi, anche in remoto. Mentre Ricci ha evidenziato la capacità di un sistema che unisce la filiera dello spettacolo dal vivo, dai teatri sparsi nella regione che accolgano le opere degli artisti vincitori del bando, ai grandi centri di produzione che investono risorse nelle giornate di lavoro degli artisti, al circuito regionale che si incarica di acquistare e distribuire queste produzioni. La rete delle residenze artistiche della Toscana sono 22 residenze artistiche che lavorano in 8 province della nostra regione, in quasi 80 spazi teatrali, piccole e medie che vanno da 99 a 500 posti, e lì fanno un'attività continua giornaliera di produzione, programmazione, formazione, promozione e ospitalità di residenze temporanee. In quest'anno pandemico abbiamo dimostrato come residenze una grande vitalità, uno approfittando di tutte le occasioni di teatro in presenza. Nell'estate passata abbiamo trasformato paesaggi urbani, paesaggi naturali, anche grazie ai festival che sono patrimonio della nostra rete, in grandi momenti di teatro insieme alle comunità. In più abbiamo fatto una grandissima attività in remoto tramite il digitale e i sistemi radiotelevisivi, anche con alcune radiotelevisioni che qui intervistano, e in più abbiamo mantenuto gli obiettivi prefissati con Regione e Ministero nel 19 rispetto alle residenze temporanee. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale, nel senso che mette insieme i centri di residenza dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Siani e il Metastasio di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera, gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. Un salvagente per i sindaci, lo ha lanciato il Consiglio regionale, che all'unanimità ha votato una mozione per rivedere la normativa sulla responsabilità penale degli amministratori. L'Assemblea ha voluto quindi sostenere l'iniziativa del presidente dell'ANCI, il sindaco di Bari Antonio De Caro, impegnando la Giunta a sostenere in ogni sede utile l'appello promosso dal presidente di ANCI e sottoscritto da migliaia di primi cittadini, compresi molti sindaci toscani. Sindaci di ogni schieramento politico, si specifica nel dispositivo, a conferma della necessità di procedere a livello nazionale a una revisione in tempi rapidi della normativa. La mozione è stata promossa dal vice capogruppo del PD Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano, che ha motivato questa azione. Il nostro è un atto di vicinanza agli amministratori pubblici che svolgono il loro difficile compito, ma anche un serio tentativo di ragionare su alcune necessità, separare le responsabilità penali, amministrative e contabili, quelle che attengono in via esclusiva alla gestione, da quelle che invece devono far capo agli organi politici. L'opposizione si è schierata compatta per il documento, perché, come ha sottolineato Elisa Tozzi della Lega, se non si pone un freno alla deriva degli eventi, si rischia che venga meno l'ambizione, soprattutto da parte dei giovani, di mettersi alla prova come amministratore pubblico. Un'opinione condivisa con Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Sono ormai tantissimi i cittadini che vengono spinti a non candidarsi. Chi sbaglia, quando ci sono responsabilità vere, deve pagare, ma a volte ci si trova di fronte a condanne per una sorta di responsabilità oggettiva.
Il Consiglio regionale ieri ha scritto una bella pagina, unanime, di vicinanza ai comuni, e ai sindaci e agli amministratori, nel senso migliore del termine. Il Partito Democratico ha presentato una mozione nella quale si chiedono cose semplici, riprendendo l'appello che il Presidente dell'ANCI nazionale De Caro ha fatto al Parlamento, perché si modifichino alcune leggi che riguardano la responsabilità civile, penale e amministrativa dei sindaci e degli amministratori. Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino, dove la sindaca Chiara Appendino è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017. Ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune ce ne sono migliaia ogni anno in tutta Italia, proprio perché i sindaci sono in trincea, hanno responsabilità infinite e hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali che, se meglio precisate, potrebbero sgravare, precisare meglio tra l'altro gli incarichi dentro la pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo, e sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante, perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali e viceversa. C'è una azione legislativa da fare, non per deresponsabilizzare nessuno. I sindaci non chiederebbero mai questo, non lo chiederebbero neanche i cittadini, ma per distinguere bene tra indirizzo politico amministrativo e gestione delle cose, sapendo che il sindaco rimane il responsabile legale dell'amministrazione, ma che sulle grandi questioni gestionali e sulle piccole questioni gestionali un sindaco spesso, oltre a non avere competenze, non ha nemmeno la facoltà di poter incidere veramente. Sicuramente oggi fare il sindaco è uno dei ruoli più complicati. Fare il sindaco espone tantissimi amministratori, anche giovani amministratori, a, come dire, assumersi la responsabilità anche dei fatti per i quali onestamente insomma, una responsabilità diretta degli amministratori non è ascrivibile. Il messaggio deve essere chiaro, il governo deve farsi carico sotto questo aspetto di intervenire modificando il testo unico degli enti locali, perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità, ripeto, che sfuggono anche proprio dalla loro ambito di controllo, rischia poi di disincentivare anche l'impegno, soprattutto dei giovani, nell'attività amministrativa. Oggi non è facile fare politica, non è facile soprattutto assumersi le responsabilità che governare un territorio implica, ed è necessario secondo noi che ci sia una proporzione rispetto all'impegno che viene chiesto sui sindaci, ai sindaci quotidianamente sul territorio nell'affrontare le emergenze, rispetto a quello che sono le tutele che oggi li lasciano troppo esposti. Questo è un messaggio che vogliamo mandare appunto al governo centrale, perché gli enti locali ritornino ad essere al primo posto nella politica nazionale. Sindaci, amministratori debbono essere considerati in un'ottica di riguardo. Non si può pensare ai comuni solo per scaricare sui sindaci responsabilità, ma devono essere messi nella condizione di lavorare e di avere anche le risorse necessarie per investire sui territori. Abbiamo discusso e apprezzato una mozione presentata dalla maggioranza che chiede al governo di intervenire normativamente per in qualche modo ridurre le ipotesi che oggi sono eccessive dal punto di vista delle fattispecie incriminatrici sulla responsabilità penale dei sindaci. E nel nostro paese, dalle leggi Bassanini in poi, la responsabilità per gli atti viene sempre a carico dei dirigenti, ma rimane il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei presidenti della provincia, perché sono considerati capi dell'amministrazione. Il caso è scoppiato per le vicende note del sindaco Appendino di Torino, la quale è stata condannata per i fatti avvenuti in una piazza per i festeggiamenti di una squadra sportiva. Ci sembra francamente un eccesso, considerato appunto non solo la differenziazione fra ruolo politico e ruolo tecnico-dirigenziale, ma a maggior ragione questo comporta due contraddizioni. Una a livello delle città più grandi, perché
ogni sindaco ha migliaia di dipendenti e decine e centinaia di funzionari e dirigenti può anche non conoscere, e quindi non è obbligato un sindaco a conoscere tutti i propri dipendenti, ma soprattutto tutte le regole che devono essere seguite. Nei piccoli e piccolissimi comuni questa situazione sta generando un problema serio, perché non ci sono più persone che si prendono la responsabilità di candidarsi e di guidare le comunità, perché i rischi sono eccessivi rispetto naturalmente al pur bel impegno che tutti noi svolgiamo facendo politica. Quindi è un problema serio, un problema che abbiamo posto votando questa mozione al governo. Speriamo che arrivino risposte puntuali, perché in alcuni casi le indagini, sia per l'abuso d'ufficio ma anche per l'omissione di atti d'ufficio in casi particolari, poi alla fine cominciano ma si risolvono solo dopo molti anni con l'assoluzione. La mozione, ma più in generale la mossa di De Caro, prende origine dalla vicenda che ha coinvolto il sindaco di Torino Chiara Appendino per i fatti di Piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League del 2017. Quel giorno due persone rimasero uccise e l'Appendino è stata condannata in primo grado a 1 anno e 6 mesi.